La nuova dittatura di ArcelorMittal, questo regime, colpisce ancora un lavoratore, Egidio Murciano, sciopera sotto il MISE, il Ministero per lo Sviluppo Economico, e incredibilmente viene licenziato. Ricordiamo che Murciano appartiene all'USB e si sa l'USB è una sigla scomoda per ArcelorMittal, perché in più di un'occasione ha vinto battaglie legali e gli ha fatto e gli fa il pelo ed il contropelo. Una situazione davvero incredibile. Sentiamo Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. La posizione di USB rispetto a questo licenziamento incredibile. No, siamo al di fuori, come dire, di ogni logica umana. Siamo di fronte a un soggetto che pensa di essere al di sopra di tutti, al di sopra della legge, al di sopra delle istituzioni, e che calpesta i diritti dei lavoratori in una maniera, come dire, lo stiamo vedendo tutti, no? Cioè, in un anno si potrebbe... Ci mancavano solo i microchip. No, potremmo fare un libro, Le imprese di ArcelorMittal in un anno a Taranto. Cioè, potremmo raccontare di tutto, dalla causa ex articolo 28 a tutti gli investimenti che hanno detto ma non fatto sulla sicurezza, a tutta una serie di questioni, come dire, che... Ecco Rizzo, volendo fare un po', come dire, l'avvocato del diavolo, l'operaio licenziato era di comandata, questo sottolinea ArcelorMittal. Come smonta questa posizione USB? Ma l'ha smontata ArcelorMittal stessa, perché se dici che eri comandata e lo licenzi perché non ha rispettato la comandata, tra l'altro non ci sono gli estremi per licenziare un dipendente che in 20 anni, lo voglio anche ricordare, in 20 anni non ha mai fatto assolutamente nulla, ma poi sulla busta paga del mese di luglio gli scrivi sciopero e gli togli pure i soldi, cioè c'è una contraddizione enorme. Se io sono di comandata e non mi sono presentato e tu mi contesti e mi licenzi, sulla busta paga mi deve risultare assenza ingiustificata, non sciopero. Cioè, quindi secondo me è andata così. Inizialmente non avevano interesse a fare licenziamento, poi quando hanno incominciato a vedere la questione dei premi, la questione del microchip, lo sciopero sul microchip, la questione degli appalti, a un certo punto si sono un po' arrabbiati e hanno proceduto verso la direzione. La mossa è chiaramente politica da parte di ArcelorMittal, è evidente. Sì, ma non fa nulla neanche per nascondere ArcelorMittal. Ecco, come intendete muovervi dal punto di vista legale? E poi anche a questo punto va fatto un appello alle forze politiche, al di là del colore, perché qui stiamo parlando della dignità di un lavoratore. Allora, dal punto di vista legale ci sentiamo in una botte di ferro, perché abbiamo Mario Soggia, e quindi, come dire, che è colui che ha messo KO già la prima volta ArcelorMittal. Probabilmente Arcelor, non contenta del cazzotto che ha preso con l'ex... Ne vuole un altro. Ne vuole un altro, e siamo pronti a darglielo. È chiaro che bisogna fare, ecco, la dico così, io l'ho anticipata alla Regione Puglia, così come ai consiglieri e al sindaco di Taranto. Noi facciamo una manifestazione stavolta con sciopero, però inviteremo, come dire, tutte le istituzioni, perché quello che sta accadendo riguarda, come dire, tutti i tarantini in generale. Guardate che la storia di Egidio è particolare, è un lavoratore che per 20 anni ha avuto, come dire, la storia dice, ma è un provvedimento, un lavoratore modello, 2 figli disabili. Quindi vive anche il dramma, purtroppo, che Taranto vive sulla salute, e tu a un certo punto che fai? Fai una forzatura di quel tipo, facendo apparire come quasi disinteressata, no? Cioè, il messaggio che sta passando è che io sono venuto qua per fare impresa, e fare impresa in questo momento significa schiacciare il lavoratore, significa schiacciare i diritti dei lavoratori, dei cittadini e tutto. Anzi, potrebbe valere il cosiddetto detto, no? Punirne uno per educarne 100, questa è la logica di ArcelorMittal. No, guarda, allora, questa logica che è stata richiamata da diversi soggetti che hanno fatto comunità di solidarietà, io la sposo in pieno, soprattutto dopo che tu nella stessa settimana licenzi un lavoratore perché fa sciopero in nove e premi altri lavoratori con 500. Il messaggio è chiaro. Cioè, il messaggio è chiarissimo, stanno dicendo, guarda che voi dovete lavorare a queste condizioni, non vi dovete lamentare. E dovete stare assolutamente zitti, perché se parlate io vi butto pure fuori a calci. Nel deretano. Ecco, Rizzo, per concludere, le altre forze sindacali hanno espresso solidarietà, hanno dato segni di vita? Fino ad ora l'unica che ha espresso solidarietà è stata la FIOM, e ne diamo atto che la FIOM, le altre organizzazioni ancora non l'hanno fatto. Io l'ho detto prima e lo riconfermo,
Queste sono questioni che guardano, riguardano tutte le RSU, tutti i lavoratori. E al netto delle divisioni che ci possono essere fra i sindacati, non si può avere posizioni differenti rispetto a una cosa del genere. Me la faccio da solo la domanda. Cosa farebbe l'USB se a essere licenziato fosse stato un delegato di qualsiasi altra organizzazione? Sarebbe al fianco di quel delegato, di quell'organizzazione, anche, come dire, se dovesse essere l'organizzazione con cui abbiamo i peggiori rapporti. La difesa del lavoratore prima di tutto. Quella a prescindere, perché far passare questo messaggio vuol dire sconfiggere, come dire, portare alla sconfitta tutto il sindacato e ecco, indebolire ulteriormente i lavoratori. Egidio Murciano, USB, dipendente ArcelorMittal, licenziato da ArcelorMittal. Il peccato grave, quello di aver manifestato, scioperato a Roma nell'ambito della manifestazione sotto il MISE. Un qualcosa di incredibile, considerando che comunque tutto il suo percorso lavorativo all'interno di Ilva ArcelorMittal è stato sempre irreprensibile. Il suo stato d'animo, il suo pensiero? Lo stato d'animo è difficile anche a spiegarlo. Fortunatamente ho vicino tutto il coordinamento, a partire da Franco Rizzo, Enzo Mercurio e il mio amico nonché mentore i Lippolis Innocenti, e poi a seguire tutti gli altri. Meno male che sono loro a sopportarmi in questo momento di grande difficoltà. Grande difficoltà perché comunque togliere un lavoro a una persona è un fatto che ti fa perdere la dignità di uomo. E butta giù in maniera, non voglio neanche dire come, perché come le sensazioni sono molto brutte. Molto. Oltretutto, brutte. Mi permetta, lei ha due figli disabili. Assolutamente, purtroppo sì, ma al di là anche di questo non regge il licenziamento. Non regge il licenziamento, ma per una serie di motivi che ha già spiegato il segretario, la segreteria e tutto. Noi abbiamo tutta la documentazione in mano per poter far decadere tutta questa assurdità, perché di assurdità si deve parlare. Cioè abbiamo anche dei documenti in mano, cioè documenti che non ho io, questi sono documenti aziendali, busta paga. Quindi se tu mi vai a contestare in un rapporto disciplinare che io il 19, che loro mi contestano il 19 luglio, che io il 9 ho scioperato essendo di comandata, quando poi in busta paga, e lo dice la busta paga stessa, mi riconosci che il 9 luglio io ho scioperato, quindi me lo vai a riconoscere sulle presenze, e questo lo dice, me lo vai a riconoscere anche sull'indennizzo, cioè mi vai a detrarre la quota dovuta allo sciopero. E poi ti licenzi. Poi che fanno? Mi fai una contestazione per lo sciopero. Ma che gioco è? È un gioco che onestamente è un gioco di dittatura, di intimidazione. Sì, perché noi come organizzazione sindacale stiamo lavorando. Scomodi. Stiamo facendo sindacato. E la parola giusta è quella. Stiamo facendo sindacato. L'avvocato Mario Soggia, legale di USB, un licenziamento che ha del paradossale, considerando anche i precedenti, la condotta proprio lavorativa irreprensibile del soggetto licenziato e poi questa logica, oserei dire squadrista e fascista, di punire in maniera esemplare chi dissente. Ma io non voglio fare adesso il processo a questo licenziamento, processo che andremo a fare in tribunale. Ci sono degli elementi che ci consentono di adire l'autorità giudiziaria per far giudicare la legittimità o meno di questo licenziamento. Quello che vedo è che Mittal ha assunto la logica del contrasto, dell'attacco a tutti coloro che non la pensano come la società. Quindi abbiamo visto con la questione dei decreti sulle immunità, se con l'affermazione che se non fossero stati fatti i nuovi decreti per l'immunità se ne sarebbero andati, con la questione dell'articolo 28, cioè dove il messaggio che fortunatamente abbiamo fatto
smentire era noi scegliamo come in maniera arbitraria gli operai che vogliamo prenderci dall'Ilva in amministrazione straordinaria, e da ultimo è se altro messaggio di contrasto è questo: se voi scioperate, se qualsiasi sindacato, qualsiasi lavoratore che dovesse scioperare, noi lo puniremo. Non si è compreso, io credo che ci sia un gravissimo problema di logica, perché queste aziende, così come Mittal, non hanno compreso che il clima del terrore non può che giocare a sfavore della produttività. Ormai è un fatto scientificamente provato, secondo cui un qualsiasi clima terroristico di ansia all'interno di un'azienda produce meno lavoro, produce meno ore di lavoro, più malattia, più scontento e quindi meno aderenza e meno affettività nei confronti dell'azienda.